Ci colleghiamo in diretta dagli studi di Web Live TV. Codice Nerd 2.0. Ben trovato anche a te, Marco. Ben trovato anche al nostro capitano di vascello. E ancora lui non è stato licenziato, non è stato detronizzato. Assolutamente no. Il posto di potere all'interno di Web Live TV è sempre Piero Foca, signor Foca. Riverisco. Signori, non ha perso lo smalto, lo senti? No, lo senti penso, questo tipico verso del Foca? Ci piace, ci mancava, ce n'era bisogno. Signori, siamo tornati in grande stile, siamo stati costretti a rimanere lontano dai microfoni e dalle telecamere a causa di forza maggiore, insomma, sì, purtroppo sì, sì. anche noi grandi star del web siamo soggetti comunque alla pandemia, che un po' questo, un po' quello ci ha costretto un po' ad alternarci, no? È vero, quindi... ci siamo un po' alternati, non ci siamo più ritrovati così insieme. Abbiamo... ci si è messa anche, insomma, la Russia a fare un po' di casino, chiamiamolo così. Noi siamo comunque felici di riuscire a portarvi, insomma, per quanto c'è possibile, un po' di leggerezza di allegria. Penso che sei d'accordo. C'è bisogno comunque di un motivo per sorridere. E perché no? Magari potete trovarlo in questa oretta e mezza in nostra compagnia. Assolutamente. Per interagire con noi è il 351-827-1580. Direttamente in live noi risponderemo alle vostre domande, quindi mandatecene una camionata. E soprattutto, se prima vi abbiamo sfondato le orecchie, ditecelo, perché evidentemente non dobbiamo più farlo, o possiamo farlo di nuovo. Possiamo farlo di nuovo. Ci trovate su Facebook, YouTube, Instagram, SoundCloud, Spotify, Amazon Music e Google Podcast. Google Podcast. Allora. E se volessero fare in modo di profondere tutti i loro beni a nostro favore, potrebbero andare a donare direttamente sul sito, su weblivetv.it. Andate là sopra. Signor Foga, non possiamo chiamarlo proprio Donate a Donati? Donate a Donati, che c'ha bisogno. Sì. Donati c'ha bisogno, effetti. È per quello che non posso andare a cena da Olivieri. abbiamo fatto pubblicità gratis alla grande macelleria. Olivieri. Comunque, per chi si stesse chiedendo in questo momento per quale motivo lo special sulle bizzarre avventure di JoJo non è poi andato avanti, è perché abbiamo riflettuto noi cervelli di Live TV. Brainstorm. E ci siamo resi conto di una cosa: ci siamo resi conto che stavamo riducendo il bellissimo format di Codice Nerd a un mero riassunto. E non ci non ci piace assolutamente, perché noi vogliamo darvi consigli, vogliamo darvi delle delucidazioni su molte cose, su delle news, anteprime, tutte le cose punti nuove di che vista, stanno arrivando, punti di vista su ciò che sta per, come dire, invadere. Disinteressati. Noi non siamo alla catena di nessuno. No, qua non ci non paga ancora, nessuno. Ci pagano, insomma. Però senti. Che effetto con l'eco. Questo è il nuovo sergente Hartman. Allora, sapete tutti, insomma, io parto così, grande, non ce ne frega niente, non ce ne importa niente, partiamo con la sigla. Vai! E adesso rientriamo più dolci, perché in effetti prima potremmo aver fatto sanguinare un po' di orecchie, le tempie. Un po' di orecchie di qui e di lì e di là. Le trombe di Eustachio potrebbero essere state fatte esplodere. Quindi passiamo dalle trombe di Eustachio a tutte le cose fighissime che potrebbero È Eustachio? Eustachio credo che fosse un tizio fustacchione con delle orecchie enormi. Giusto, ci può stare. Sicuramente. Per tutti è uscito Elden Ring.
Esatto, qui ti volevo. Voglio perché partire col botto. Perché la cosa fichissima di questo Codice Nerd 2.0 è che in questa ora e mezza noi cosa abbiamo fatto? Cosa abbiamo deciso di fare? Abbiamo analizzato quello che più ha colpito in senso positivo la comunità nerd nella settimana appena passata, fino dal giovedì scorso fino ad oggi, e abbiamo pensato perché non mettere su appunto un talk, un punto di vista, un qualcosa, curiosità, quello che più volete sulle cose più calde, no? E cos'è più caldo di un disco che gira vorticoso dentro la PlayStation con sopra stampata la scritta Elden Ring? Elden Ring uscito anche sulle piattaforme di nuova generazione, già, quindi per la PS5, che pare che il gioco, pare, ve lo consiglio perché io mi ci sto facendo sanguinare gli occhi, il gioco è una vera bomba. Anche sul Game Boy va una bomba, eh. Sul Game Boy. Sul Game Boy è fortissimo. I CD però, sul Game Boy. Comunque, la casa di produzione di Elden Ring è la stessa dei fornai famosissimi, sì, sì, Dark, sì, Souls, quindi la From Software. From Software. From Software. Cosa hanno fatto questi geniacci? Mm-hmm. Hanno prima fidelizzato questi giocatori duri, perché vi ricordo che Dark Souls non è un gioco facile, no, è un gioco veramente cattivo che vi sbatte in un mondo di cui non conoscete assolutamente nulla, non vi dà nessuna indicazione, mm-hmm, e voi dovete sopravvivere, quindi o perdervi nell'oscurità o, come dice il gioco stesso, riposarvi al fuoco di un falò. Praticamente, se vogliamo fare una similitudine con chi è appassionato di automobili, è come imboccare l'autostrada da neopatentato in contromano. Assolutamente. Può capitare di tutto. Il gioco è meraviglioso ed Elden Ring porta questa, possiamo chiamarla, nuova metodologia, cambia per sempre il modo di vedere proprio i Souls game, ormai hanno preso questo narrativo, Souls-like, e fa questo open world, questo mondo enorme, assolutamente pienissimo di cose da scoprire, e scegliete come sempre la vostra classe, il gioco è difficile, ragazzi, è molto difficile, però è una cosa incredibile, è meraviglioso ed è una bomba atomica, quindi assolutamente ve lo consigliamo. C'è tutto il meglio che è stato preso dai vari Souls-like, i vari giochi precedenti, quindi Demon Souls, Dark Souls, Dark Souls 2 e Dark Souls 3. Però anche altri, no? Tipo appunto, qual era l'altro gioco che è uscito sempre della From Software all'inizio su PlayStation 4? Sempre molto molto difficile. Demon Souls? No, l'altro. Bloodborne, bravissimo. Assolutamente Bloodborne. Sì. Anche Bloodborne, però, rispetto agli altri, è più facile. Pure Sekiro, mi sembra, no? Sekiro, anche lui, sì, è sempre su quel genere. Cambia un po' di cose perché diciamo che l'impronta dei Souls è molto horror. Anche Elden Ring ti butta in questo mondo horror fantasy con questi boss enormi, nemici difficili da sconfiggere. Però vi assicuro che vi darà una soddisfazione enorme. Se ci state giocando o volete sapere qualcosa in più, scriveteci al 351-827-1580 e noi cercheremo di aiutarvi nel percorso. Anche perché la storia non è di quelle che, come dire, da lasciare in secondo piano con la scusa del ok, ho un open world enorme, me ne vado in giro, chi se ne sbatte della storia principale, perché c'è qualcuno che ha scritto la storia che non è proprio l'ultimo arrivato. L'ultimo degli stronzi. Noi parliamo ovviamente del grande George R.R. Martin. Esatto. Anche che è l'autore. Ha disegnato proprio il mondo, esatto, in cui vi trovate a giocare. E lui ovviamente, per chi è proprio acerbo di tutto questo, ve lo diciamo noi, è l'autore delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, che poi è stato trasposto in TV con Il Trono di Spade. Il Trono di Spade, quindi, il titolo originale Games of Thrones, sarebbero i giochi, gli intrighi del tutti, trono. Tutti diciamo i giochi di potere tipici. È stato poi tradotto da noi come Il Trono di Spade, che poco c'entra comunque con la trama. No, in effetti no, però evidentemente si sono fatti un po' colpire da questo enorme trono che fa comunque da copertina alla serie TV, quindi non è proprio uno che se la cava male quando si mette a scrivere storie epiche. E in pratica, grazie al suo tra sforzo, ha fatto una storia eccezionale. L'ultimo libro. Sì, soprattutto speriamo che si dia una mossa, perché un sacco di fan ce l'hanno con lui, gli vanno sotto ai social a scrivere le peggio. Allora, lui è famoso, le peggio cose. È famoso perde perché tempo, è un po' sovrappeso. Sì. E siccome lui è molto lento a scrivere, i fan inferociti vanno sui suoi social e scrivono ciccione di merda, fai uscire il libro. Lui per punirli fa morire qualche personaggio. Quindi non sono fan buoni mentre li scrivono sotto. Cioè non è come fai tu con James Van Der Beek. No, James Van Der Beek no, lui non mi risponde proprio. Però questa cosa l'hai portata avanti, giusto? Ah, lo so. Tua
tua passione? Allora, o è un po' mollato? Lo lasci stare? No, no, non ho mollato. Okay, però ultimamente sono stato a casa di un grande collezionista. Oddio, pensavo a casa di Jason Derbeck. Di un grande collezionista. Ok. E oltre ad avere una collezione enorme di vari giocattoli vintage, eccetera, ha una stanza adibita a cinema. Dove, vabbè, oltre ad avere, aspetta, ad avere edizioni limitate dei film, diciamo, più famosi degli anni 80 e 90, vedi Ritorno al Futuro, i vari Batman, eccetera, ha delle... è un cacciatore di autografi, e lui ha diversi autografi, ha ad esempio la foto con Christopher Lloyd, sì, Doc di Ritorno al Futuro. Assolutamente sì. E si è fatto autografare l'Hoverboard e ce l'ha incorniciato. Quello rosa della Mattel. Quello rosa, no? Proprio di Marty McFly della Mattel, autografato da Christopher Lloyd. Beh, credo abbia un valore collezionistico incredibile. Una bomba. Ha delle foto con John Travolta quando venne, mi sembra, a Roma per non ricordo quale premiere. C'è lui con la foto e, attenzione, ha l'autografo sul disco di Grease. Vabbè, accidenti. Ma questo è un professionista. Aspettate, questa è quella che mi ha fatto sballare di più. C'è lui. È andato da Sean Austin quando venne a Firenze per la festa dell'unicorno. È vero, la festa dell'unicorno, esatto. Certo. Venne Sean Austin e lui andò lì da Sean Austin e alla foto insieme a Sean Austin, che attraverso il medaglione dei Goonies cercano di capire la posizione del tesoro di Willy Lorbo. Beh, allora, lì mi sono inginocchiato. Questa persona credo che abbia fatto della sua passione la voglia di, comunque, di cacciare i suoi miti un'arte. Bravo, un'arte. È un'arte. È un cacciatore di autografi, ha quello di Bruce Willis, di Sylvester Stallone, di Schwarzenegger. Ecco. È veramente una cosa fichissima. Guarda, quello di Schwarzenegger è quello che gli invidio di più, sì, no, sono sincero. Anche perché l'emozione che ti pervade davanti al governatore, come fai a reggere l'emozione? Terminator. Chi è? Chi suona? Avanti. Ci scrive Alessio. Alessio! Grande! Bentornato! Alessio, dici tutto. Alessio ci scrive: bentornati ragazzi, ma in questo nuovo codice nerd farete anche delle Hot Tube Challenge? Assolutamente sì, io sono preparatissimo a tutto ciò che ho. Se volete vedere i capezzoli, basta che uscite i soldi. Allora, uscite i soldi e vedete i capezzoli, Alessio, non c'è nessun tipo di problema. Uscire la moneta, uscire il capezzolo. È un binomio che ha fatto veramente tanto in ogni epoca del mondo, il mestiere più antico del mondo. Oggi è alla portata anche dei maschietti. Anche dei maschietti, con l'avvento del web. Parlo veramente come un boomer. Vabbè, ma ci sta, sei stato lontano purtroppo dalla trasmissione un po' troppo tempo, ti sei un po' boomerizzato. Mi sono boomerizzato. Ma non ti preoccupare, qua proprio a briglia sciolta, non ti preoccupare. E quindi dicevo, c'è questo collezionista, mi sono rimasto impresso e volevo condividere con voi queste emozioni. Tu sei andato a casa di questo, io mi auguro che tu gli abbia portato via tutto. In che senso? Che gli hai tipo svaligiato casa. Cioè, io penso che, ecco, l'hoverboard della Mattel. No, quello è incredibile. Cioè, lì, cazzotto in bocca diretto, quello sviene e gli prendo tutto. Ah, e la foto, ho detto, con Sean Austin. Sì. Ok, non solo. E poi incorniciata vicino alla mappa dei Goonies, autografata da Sean Austin. Vabbè, ho capito. Ci manca soltanto che ha tagliato il braccio, non lo so, l'attore che ha interpretato Thanos, Josh Brolin, anche lui tra gli attori quando era più giovane dei Goonies, e faceva il fratello maggiore, quello fissato col fitness. È stata una cosa incredibile, ho fatto veramente un viaggio mentale in quella stanza. Che però è bello se ci pensi, perché un sacco di attori che oggi sono alla ribalta, se tu fai veramente un triplo carpiato balzo all'indietro, hanno comunque fatto piccole o grandi parti ad Hollywood da giovanissimi, ed è bello constatare che quindi le giovani leve di una volta comunque sono arrivate. Noi siamo un po' troppo abituati, magari per colpa di Macaulay Culkin, all'idea che il giovane attore hollywoodiano anni 80, anni 90, appena arriva intorno ai 28-30 anni, si sbomba di cocaina e diventa talento sprecato. Sì. Invece è bello come, andando a guardare nei titoli di coda dei vecchi film, i nomi del cast... Oggi tu puoi praticamente riconoscerli tutti, è vero. Soprattutto nei prodotti, ecco, che fanno più che hanno più consenso, ad esempio la Marvel, che li ha proprio presi tutti, la Marvel, oppure, ecco, la stessa Netflix, perché Sean Austin ha anche interpretato una grandissima parte che ti spezza il cuore
Bob supereroe. Sì, in Stranger Things. Quindi, come dire, è bello sapere che non tutto il talento viene sprecato. Assolutamente. Tra l'altro mi ha spiegato anche che esistono proprio degli eventi ad hoc in cui mi sembra che si paga un 1000 euro a testa per partecipare a una conferenza stampa con un mega attore. Okay. Viene cambiato ad ogni evento e in più poi fai la cena con lui. Ah. E l'ultimo attore era stato chiamato Stallone, Schwarzenegger. Che figo. E viene fatto in Italia e loro vengono, c'è questa associazione che si occupa proprio di organizzare questi grandi eventi. È un po' tipo che è il treno dei desideri, ti ricordi quella vecchia trasmissione? Immagini, vai a cena con Stallone. Beh, ma resto, o con Schwarzenegger. Io resto a bocca aperta, ma chi ce la fa a mangiare? È vero che tu paghi 1000 euro, però tu sei a cena con lui, foto con autografo garantita. Mamma mia. Magari una carezza, un abbraccio. Un abbraccio, sì, ci parli. Un bacio sul cranio. Sì. Signori, la nostra prima canzone del grande ritorno di Codice Nerd. ABCDF. Fanculo. Gail. Torniamo negli studi di Codice Nerd 2.0. Dopo essere stati mandati a quel paese da Gail per 2 minuti e mezzo. Gail, direi... attenzione, Gail. Questo... basta. Vai, Gail. Dilla. È uscito Scream 4, ma che 4? È uscito Scream 5, ragazzi. Io pensavo fosse uscito Scream 6 a questo punto. È uscito Scream 5 e... Fermi. L'ho visto. Perché Gail? Gail Weathers. Ah, ok. No, pensavo fosse legato alla colonna sonora di questa canzone che stranamente magari era presente in Scream e io non lo sapevo. Gail Weathers? No, io parlavo di Gail la cantante. Eh no, ma il personaggio... Sì, lo so, però magari sai, citavi la colonna sonora facendo questo connubio tra una Gail. Vabbè, comunque, a parte quello che dice lui, Courtney Cox all'interno di Scream, della saga di Scream, è dal primo che c'è, interpreta questa giornalista Gail Weathers, che tra l'altro Courtney Cox è l'attrice che è andata veramente over con Friends. Sì. E peraltro lei e la Aniston sono quelle che si sono tenute meglio, però lei un po' troppo botox rispetto alla Aniston. Sì, secondo è quasi irriconoscibile, c'è da dire. L'Aniston è più naturale, ancora oggi è molto più naturale. Lei invece l'ho vista anche in... Hai visto la reunion di Friends? No, non l'ho vista perché io fin da piccolo ho sempre visto Friends, però così un po' in modo altalenante. Magari guardo quella puntata con quell'attore che era magari l'ospite. Quando arrivò tipo Van Damme era fighissimo, Van Damme, poi Bruce Willis, Brad Pitt, che poi se l'è sposata Lenny, beh, lo sapete, quindi non facciamo facile gossip. Però Friends, quindi me lo sono un po' saltato. È da vedere Friends. E ragazzi, quindi ecco, la reunion non l'ho guardata perché non me la godrei. Magari lo recupero piano piano e me la guardo. Assolutamente. Però sì, Courtney Cox l'ho vista proprio troppo strana. Anche rispetto a quando l'ho vista da piccolo, mi ha fatto troppo ammazzare alle risate il primo Sventura, in cui c'è lei, è vero, lì era veramente eccezionale. Però purtroppo quando ridocchi tutti diventano tutti Gianni Sperti. Comunque ragazzi, Scream 5 è uscito, è molto bello, ve lo consiglio soltanto se siete appassionati della saga, perché è un richiamo agli 4 film precedenti. È un grande tributo a questa, a questo marchio che il compianto Wes Craven ha creato. Però dimmi tu, davvero fan, è un tributo che ha un suo perché o è solo una cozzaglia, come oggi va di moda, di fanservice? No, il suo perché... Allora, troviamo il gore tipico della saga, quindi tipico degli Scream. Non si fanno impietosire dal buonismo che adesso sta dilagando a destra e a sinistra, quindi ci sono scene cruente, ovviamente. Ghostface è sempre lui, è sempre mitico, è bello l'inghippo che c'è, come al solito gli assassini non sono mai da soli, quindi ragazzi aspettatevi colpi di scena. Beh, meno male, dai. Qualcosa, allora, il bello della saga di Scream è che se si sta attenti il film ti dà la possibilità di capire ogni volta chi sono gli assassini, però bisogna bisogna stare molto attenti, però vedetelo se siete degli amanti della saga, è in lavorazione il 6, e vi dico però che in questo capitolo cadrà qualche lacrima, perché è un personaggio storico della saga purtroppo ci lascia per sempre, quindi... Ah. E come ricaccioni dei vecchi film horror che tu ami tanto, dove metti questo ultimo Scream rispetto invece ad un altro revival avvenuto negli ultimi anni di Halloween? Che anche Halloween Kills pure è tornato. Halloween Kills è tornato, è sempre lui, è sempre Michael Myers, è indistruttibile.
Io avevo visto anche quello precedente, che teoricamente è il seguito ufficiale dell'Halloween originale. Lui e Michael è chiuso in manicomio, si libera e insomma fa un massacro. La differenza tra la saga di Scream e quella di Halloween è che Halloween, magari il personaggio protagonista, che è Michael Myers, è più affascinante, mette più paura. Però Scream è un grande tributo al cinema horror in generale. Cioè Scream ha talmente tante sfaccettature che è molto più godibile. Tutti gli stilemi magari tipici del fare horror trovano il loro spazio, quindi, nella saga. Assolutamente, assolutamente. È una saga proprio incentrata sul fatto delle regole di film horror, su il massacro, il non fidarsi di quello, di quell'altro. È più godibile, secondo me. Halloween ti deve proprio piacere Michael Myers. Scream può essere apprezzato anche da chi non ha mai visto, non è un amante appunto del cinema horror. Chi magari è più per i thriller, ad esempio. Thriller, qualcosa, per carità, che lascia poco all'immaginazione. Mi parlavi prima di gore, per chi non lo sapesse, il gore è quando succede qualcosa di cruento e non viene mostrato in maniera, come dire, tranquilla, ma in maniera realistica. Così come, vi faccio un esempio, se arriva una palla di cannone addosso a qualcuno, nel gore vedi gli effetti tipici di una palla di cannone su qualcuno. Bravo. Mentre normalmente, per ovviare anche ad alcuni divieti che poi si trasformerebbero in meno gente in sala, perché sai, divieti, no, PG-13 e tutto il resto, soprattutto in America ci stanno molto attenti, molte cose non gore o che potrebbero essere gore vengono fatte capire tipo molto off screen, e questo è anche una tecnica registica della serie: non te lo faccio vedere e potrebbe anche farti più paura. Però lì credo che sia determinante tanto la mano del regista. Assolutamente. In questo capitolo è molto legato al primo. Ci sono tutti i personaggi storici della saga. Non ne manca nessuno. Addirittura ritroviamo uno dei primi due assassini originali, quindi Billy Loomis. Perché la protagonista è la figlia di Billy Loomis. Ah, ok. Quindi c'è praticamente un passaggio New Legacy, no? C'è una nuova... Sì, c'è un passaggio, diciamo che i personaggi originali, quindi Sidney Prescott, loro ormai sono fuori dai giochi, sono andati via da Woodsboro, okay. E si proteggono, non hanno perso i contatti tra di loro, però quello che succede stavolta li costringe a ritornare tutti quanti a Woodsboro. E quindi... si crea un po', si tirano i fili, c'è l'epilogo anche per la vecchia guardia. Loro però sono dei super esperti, perché conoscono perfettamente le regole che anche l'assassino segue. Un modo non banale quindi di proporre per l'ennesima volta Scream. Assolutamente, vedetelo perché merita. Ok, quindi basta che non sia puro fanservice, perché ormai ho sempre questa paura addosso quando vanno a riprendere bello, vecchie saghe. Lo stesso ultimo trailer della saga di Jurassic Park, che poi è diventata Jurassic World, per carità, mi appunto sul vivo perché ho visto il professor Grant, no? La scienziata. Cioè, ritornano loro, poi c'è pure Jeff Goldblum che ritorna anche lui per l'ennesima volta, quindi si ritrova tutta la vecchia squadra insieme a quella nuova con Chris Pratt, ad esempio. Ed è un tuffo al cuore, però è tanta la paura di darti quello che vuoi e quindi mascherare un'operazione che è solo nostalgia per qualcosa di più che alla fine non è. Quindi credo che questa sia una moda che prima ce ne liberiamo e meglio è, perché le vecchie guardie, per carità, però deve esserci un perché, come hai spiegato benissimo per Scream, ad esempio, una maniera originale, non fine a se stessa. Sì, sono d'accordo. Altrimenti è come guardare i fuochi d'artificio, belli quanto ti pare, mi intrattengono, ma non raccontano nulla, giusto? Esatto. Non c'è una trama, esatto. Non c'è una trama. E questo è quello che volevo dirvi sulla saga di Scream, quindi vedetelo se vi fa piacere. Oh, a proposito di trama... Hey, let's go! E questo chi era? Questa è Claudia Candidi. Ah sì? E ha detto hey, let's go? Sì. Vabbè, hey, oh, let's go, ci può stare. Comunque, come Ramones. A proposito di trama, dato che prima abbiamo parlato di Elden Ring, così a grandi linee, la trama di questo gioco per quei poveri pazzi che ancora non l'hanno acquistato. Allora, per i poveri pazzi che ancora non hanno acquistato il capolavoro della From Software, Elden Ring, voi siete un senza luce,
venite, cioè, riportato alla non vita. Vi sta offendendo, ok, perché non l'avete comprato, un senza luce è proprio il vostro protagonista. Anche se non l'avete comprato, siete un senza luce, un senza coscienza. Vabbè, ero sicuro. Il vostro obiettivo è proprio quello di riunire l'Elden Ring, quindi l'anello ancestrale, per diventare il signore, appunto, ancestrale. Non è una cosa da poco. Molti non riusciranno a finire il gioco. Attualmente mm-hmm. soltanto 3 player nel mondo sono riusciti a completare il gioco al 100%. Però questo vuol dire che non hai una vita sociale, perché il gioco è uscito da 4 giorni e loro hanno già completato tutto quello che c'è da fare. In effetti, cioè, di quante... il gioco, ragazzi, è enorme. Cioè, ma di quante ore è composta la giornata di una persona? Chiunque tu sia, sono 24 ore. Che fai, non dormi? Solo 3 player sono riusciti a farlo per ora. Ho capito, ma cioè, è una cosa strana. A me è capitato, magari, ecco, con il mio gioco preferito, che è Dragon Ball FighterZ, che ho giocato per 4 anni tutto il giorno, tutti i giorni. Poi c'ho avuto il periodo in cui non lavoravo, non facevo niente, la mattina e la sera giocavo solo a Dragon Ball FighterZ. E dopo 4 anni ho accumulato più o meno il mio, no, le mie statistiche. Quando apro il gioco lo vedo chiaramente, quasi 7000 partite. Allora, 7000 partite di media, una partita a Dragon Ball FighterZ dura 5 minuti. Ora io sfido chiunque a fare più ore di me, perché veramente sono stato comunque tanto tempo libero, quindi ho potuto usufruirne. E ieri sera, mentre giocavo a Dragon Ball FighterZ, ho incontrato un tizio che mi ha preso, mi ha cartocciato, mi ha fatto diventare come tanti coriandoli, e questo qui aveva una cosa come 18000 partite, più del doppio, è il triplo. Cioè, come fai? O tu sei, non lo so, super ricco, non devi fare niente la mattina e la sera, non c'è impegni, non c'è amici, come fai? Potrebbe essere un pro player. Sì, un pro player, quanto ti pare, ma non era, cioè, non è, cioè, a me mi è sembrato proprio strano, cioè, ma come fai, come hai detto te, ma che vita fai? Mi ha lasciato proprio di stucco, cioè, mi vedi, sono proprio basito, sorpreso. Ma così, secondo me, nel caso di Elden Ring è ancora più da sorprendersi, perché uno, non è un gioco facile. No, in effetti no. È un gioco enorme, il mondo è immenso. Mm-hmm. E soprattutto senza una guida, perché le guide, i primi a metterla online, mm-hmm. sono stati loro. Però è anche senza limiti, perché come mi dicevi prima fuori onda, la cosa bella di questo gioco è che tu puoi andare in giro letteralmente come ti pare a te. Sì, e magari arrivi in una zona per cui non sei ancora pronto e ti devastano. E quindi devi praticamente ricominciare e perdi la maggior parte dei tuoi, cioè di tutto ciò che hai accumulato, giusto? No, funziona che tu perdi le rune, che mm-hmm. sarebbero quelle che ti servono e possono essere usate o come soldi per comprare cose, oppure per passare di livello per altre finezze, mm-hmm. e appena muori quelle rimangono lì sul posto. Se non riesci a raccogliere il muoio di nuovo, le perdi per sempre, devi ricominciare a riaccumularle. E quindi tra bestemmie, imprecazioni, no, varie, e joypad che volano e si spaccano. Assolutamente, assolutamente. Dobbiamo allora pensare a qualcosa di più tranquillo, magari alla prossima canzone della sempre bella Dua Lipa. È Dua Lipa, Love Again. Again. Dua Lipa. Dua Lipa, sempre interessante. Ma guarda, ragazzi, andrebbero bene pure 3 Lipa, 3-4 Lipa, Ipa, non... Più ce n'è, meglio è. Allora, abbiamo parlato di gaming, abbiamo dato un'infarinatura di cinema, mm-hmm. però c'è un grande arrivo. Proprio imminentissimo. Oggi il nostro bel paese, non a caso guardate che maglietta che indosso, viene omaggiato dalla presenza finalmente nelle sale dell'ultima avventura del Cavaliere Oscuro. Sto parlando di The Batman. A interpretare l'uomo pipistrello stavolta è Robert Pattinson, che nonostante le critiche aveva ricevuto mm-hmm. inizialmente il ragazzo, pare che invece il film sia una vera bomba atomica. Assolutamente sì, sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes credo che abbia raggiunto un livello superiore all'80% di recensioni positive, che mixano quindi critica e pubblico, e è stato quindi promosso praticamente da tutti, e tutte le critiche che gli sono piovute addosso, anche, cioè, non è neanche troppo strano se ci pensiamo un po', perché a fine anni 80, quando fu annunciato anche il Batman di Tim Burton, non è che tutti quanti erano convinti che Michael Keaton fosse la scelta migliore. E invece l'unica cosa che secondo me stona leggermente è che comunque lui dovrebbe interpretare un Bruce Wayne forse troppo giovane.
Qui però nasce un'altra curiosità del film. Robert Pattinson è classe 1986, quindi vola spedito verso i 36 anni, non è proprio un ragazzino, però interpreta un Bruce Wayne che è Batman da circa 2 anni. Quindi a rigor di logica dovrebbe avere circa 25 anni. Questo salta ancora di più all'occhio se pensiamo a Christian Bale, che quando nel 2005 ha fatto Batman in Batman Begins, lui compie 30 anni proprio durante il suo primo anno di attività, i suoi primi mesi di attività, e Christian Bale appunto era un neo trentenne. Ricordiamo che Christopher Nolan, per girare appunto la sua trilogia di Batman, ha attinto a 2 opere in particolare, che sono Batman Anno 1 e Batman Il Ritorno del Cavaliere Oscuro. Sì. 2 capolavori assoluti del fumetto, assoluti. Che insomma, ragazzi, se non l'avete mai letti, spegnete tutto e andatevene a dormire. Cioè, della serie, ma qua che ci state a fare? Che ci state a fare? Perché veramente, tra l'altro, la copertina del Ritorno del Cavaliere Oscuro è la scena più iconica, è stata proprio... giudicata la scena più iconica del mondo del fumetto. Iconica. Beh, sì. Chi è? Ruggero ci chiede chi è il miglior Batman in assoluto. Allora, Ruggero, buonasera. Ciao, buonasera, Ruggero. Buonasera. Ciao, Ruggero. Allora, una bella domanda che però non può essere. Ruggero, io penso che tu parli del Batman cinematografico. Sì. Allora, dai, sì. Posso? Vai. Posso, allora. Il primo Batman interpretato nella serie, tra l'altro televisiva, che fece crollare le vendite. Proprio del fumetto di Batman, parliamo ovviamente di Adam West. Sì. Secondo me non è il miglior Batman, perché è un Batman troppo caricaturale. Non mi è mai piaciuto più di tanto. Lo volevano avvicinare a un pubblico di infanti, esatto, se vogliamo. Infatti, da piccolo lo amavi un po' di la più. La serie, no? È comunque stata mitizzata. E i collezionisti, ad esempio, la cercano. C'è un cofanetto che vale abbastanza. I collezionisti cercano quello. Ma la serie, secondo me, non è niente di che. È arrivato poi Michael Keaton. Meno male. Michael Keaton è stato un grande Batman. Sì, sì. È sì, stato sì. Un grandissimo Batman. Secondo me, fisicamente, forse anche come Bruce Wayne, è stato il migliore, lo voglio dire. Presenza scenica. Presenza scenica incredibile. Il talento di Michael Keaton ti spiazza totalmente, sì. Esce fuori dallo schermo. Beh. Però i mezzi erano quelli che erano. Esatto, esatto, esatto. E questo, su questo non ci piove. Tim Burton, un grande regista, per i 2 capitoli sono 2 capolavori che vanno visti e rivisti. Poi arrivò Batman Forever, che ha avuto una produzione, allora, travagliata. Val Kilmer non mi dispiaceva. Il problema di quel film era che si reggeva su Jim Carrey. Allora, Jim Carrey venne chiamato a fare l'enigmista, venne pagato, ragazzi, una marea di soldi. Astro nascente comunque di Hollywood, che nel solo 1994 lui ha una sorta di record personale, era nelle sale cinematografiche con 2 film, quindi sia Sventura sia Scemo e più Scemo nel 1994, e tutti e 2 i film incassarono un botto, uno sproposito. Questo ne fece una sorta di remida di Hollywood, quindi quando c'è stata la mancanza di Michael Keaton non hanno tanto pensato, come spesso accade in Batman, a valorizzare Batman, quanto più andare a impreziosire il film con attori di primo livello per fare i villain. Esatto, infatti lui venne pagato, ragazzi, veramente, non dico la cifra, ma venne pagato veramente uno sproposito. Poteva permetterselo, poteva comunque era lui. Fece un enigmista incredibile, sì. Penso che attualmente non ho ancora visto quello che c'è nel film The Batman, però fece proprio l'enigmista, quello del fumetto classico, il classico, sì, molto, enigmista. Molto sopra le righe, che a tratti, anni dopo, viene quasi visto come una sorta di Joker, per come si comportava, perché molti hanno il Joker, cioè nell'immaginario tipico, il Joker è un po' diverso da quello che in realtà è, perché come Batman anche il Joker ha diverse incarnazioni e fumettistiche, e al cinema. Esatto, assolutamente d'accordo. I've got one more thing to say and it'll only take me a second. I've got 2 words that I want you all to remember. They're very important. And if I leave you with anything, I'm going to leave you with these 2 words. And those 2 words are I'm Batman. E chi è questo? Questo è Michael. Questo è Michael Keaton, che c'ha questo hobby fantastico di dire molto spesso
I'm Batman. E lo dice anche quando è sul set di altri film. L'ha fatto con Spider-Man. Sì, con Tom Holland nel primo Spider-Man del 2017. Praticamente Tom Holland era quasi ovviamente in soggezione, perché hai davanti, cioè, Michael Keaton, che gli vuoi dire? E ogni tanto gli andava lì vicino all'orecchio e gli diceva che lui era Batman. E io, se ero Tom Holland, gli avrei risposto: Spider-Man. Esatto, giusto, magari l'ha fatto. Magari sì, non lo sapremo mai. Dicevo, Val Kilmer non è male come Batman. Mm-hmm. I costumi erano fichissimi. Molto belli. Il costume di Batman era bellissimo. Anche quello dei due villain erano perfetti. Sì. Però forse Val Kilmer era un po' troppo statico. Allora, lì anche però il problema nasce nel reparto costumi. Sì, quindi sì. Se tu non puoi muoverti più di tanto, come anche succedeva a Michael Keaton, lo sguardo, la mimica facciale, per quanto hai comunque più di metà della faccia coperta, fa tanto la differenza. Ad esempio è uscito recentemente, non ricordo quale casa l'ha prodotta, la statua bellissima di Val Kilmer con il costume di Batman con le onde soniche. Ah, che figo, quello è fighissimo. Bellissimo, quello che usa alla fine del film, fondamentalmente. Invece, successivamente, nel 1998, se non ricordo male, uscì il sequel di Batman Forever, Batman e Robin, con protagonista un giovane, tutto sommato, George Clooney, che però, indipendentemente da quanti anni aveva prima dei 50 anni, ha sempre dimostrato 50 anni. Facci caso. Esatto. Allora, secco. Io adoro George Clooney, è un attore che mi piace tantissimo. Sì. L'ho apprezzato in tantissimi film, ha una mimica che mi fa impazzire. Buono per davvero! Esatto, è buono per davvero, però... Vittima anche lui di questo film, secondo me. Ruggero, io te lo dico, per me lui è stato il peggior Batman della storia del cinema. Però un buon Bruce Wayne. Un buon Bruce Wayne, ma un pessimo Batman. Perché proprio quel Bruce Wayne un po' sornione, un po' menefreghista, un po' ma sì, c'ho i soldi, me la godo. Cioè, lui c'ha proprio da spendaccione, no? Che come dice Alfred in alcuni fumetti, bisogna tenere talmente tanto separate le due identità, anche il modo di comportarsi, che tu devi andare in giro a sperperare, per cui nessuno deve pensare che metti a rischio tutto questo per andare a prendere a cazzotti di notte i criminali nei vicoli di Gotham. E quindi lì era un ottimo Bruce Wayne, se solo si fossero impegnati, non dico tanto, dico tantissimo, perché davvero la prova attoriale su Batman è stata pessima, ma ripeto, per me lui è stato davvero una vittima illustre di quel film. I costumi coi capezzoli ce li ricordiamo tutti, evitiamo di parlarne. Poi però quello di Robin era figo. Sì, quello di Robin sì. Il buon Chris O'Donnell. Chris O'Donnell anche e Alicia Silverstone. Alicia Silverstone. Beh, lo sappiamo. Lasciamo perdere, però ecco, Chris O'Donnell addirittura doveva diventare Nightwing. Durante, sì. No, durante questa saga, che grazie a Dio si è arenata, per poi darci nel 2005 finalmente un film su Batman come Cristo comanda, ovvero Batman Begins, con un Christian Bale in stato di grazia eccezionale, non conosciutissimo, ma forse questo gli ha fatto gioco, perché alla fine ha avuto ragione contro tutte le critiche. Beh, gli amanti del cinema già lo conoscevano, non era tanto in mainstream, però capolavori esatto. Come American Psycho, sì. L'uomo senza sonno, insomma, film bellissimi. Anche film indipendenti, i film più piccoli che però avevano qualcosa da dire, ad esempio un film d'azione che secondo un primo impatto può sembrare di pura azione e basta, è Equilibrium. Bellissimo. Allora, davvero, se non lo avete fatto, recuperate Equilibrium con Christian Bale. Vedete, e c'è anche Sean Bean, Sean Bean, che è ovviamente Boromir del Signore degli Anelli. Sì, ma tanto muore sempre. Probabilmente Sean Bean muore una volta al giorno, ma è proprio il suo hobby preferito. E quello è un film molto particolare, perché si rifà comunque al grandissimo libro Fahrenheit. Quindi tramite il filtro dell'azione in realtà vuole raccontare molto di più. Ve lo consiglio. Comunque, Ruggero, tra poco parleremo della trilogia di Nolan con protagonista Christian Bale. Ma intanto ci fermiamo un momento per il mio amato Caparezza con La Scelta. La Scelta. Marco, sento il gelo dei riflettori, vorrei rimanerne. Marco, come noi, vedi? Si chiama Marco. No, però lui si chiama Michele. Michele, nome d'arte iniziale di Caparezza, infatti, era Mickey Mix, in una performance terribile. Allora, se volete farvi del male, guardare un film horror sul palco di Sanremo, andate su YouTube, cercate Mickey Mix e praticamente vedrete un giovanissimo Caparezza, che in realtà non è Caparezza praticamente, che fa sfoggio di tutto il cringe, come direbbero oggi,
E purtroppo, come lui stesso ha ammesso, da quel cantante praticamente inutile, però la cosa buona è che è venuto fuori Caparezza. Se volete ascoltare la canzone di Mickey Mix in una maniera un po' più decente, il mio consiglio è ascoltare con la velocità della riproduzione video 1.5, perché almeno così c'è un po' di ritmo, perché sennò davvero, se no, ragazzi, non la ascoltate accanto a una finestra perché vi buttate di sotto. Esatto, è vero, è vero. Terribile, siete a rischio suicidio. Allora, Ruggero, eccoci qui pronti a parlare della trilogia di Christopher Nolan. Mamma mia, Cavaliere che Oscuro. Bella, che Abbiamo bella. Abbiamo già detto che il noto regista si è ispirato, parlando proprio di fumetti, a Batman anno 1, segnateveli questi nomi, Batman anno 1 e Batman e il ritorno del Cavaliere Oscuro, due capolavori. Anno 1 parla appunto del primo anno di Bruce Wayne nei panni di Batman e tutte le difficoltà del caso. Era uno stagista. Esatto. Il primo anno. E invece il ritorno del Cavaliere Oscuro parla di un Batman ormai stanco, che però si rende conto che c'è ancora bisogno di Batman, c'è ancora bisogno, cioè il mondo fa talmente schifo dopo 20 anni di vita buttata secondo lui che è ora di tornare. Infatti si scopre proprio lì che lui a 45 anni ha appeso mantello e maschera al chiodo, è stato per 10 anni buono e tranquillo e sono tutti contenti, supereroi in circolazione, perché dicevano che ormai i suoi modi di fare erano troppo sopra, no? Sopra le righe, quindi costringeva il governo a mettere un bersaglio sulla schiena di chiunque portasse una maschera. E invece dopo 10 anni, a 55 anni, torna in grande stile. E meno male, Ovviamente i due fumetti sono di Frank Miller, quindi è una garanzia assoluta, ragazzi. Mentre per quanto riguarda il terzo film della trilogia di Nolan, quello in cui c'è Bane, appunto, si è ispirato a una saga che si chiama Batman Nightfall, esatto. È una saga molto, molto bella. Tra l'altro adesso è uscito l'Omnibus, sono due volumoni così grandi. Belli cicciotti. Che vi consiglio di recuperare, oppure sono i volumi singoli più difficili da reperire, in cui un Batman che si stressa in un modo incredibile, perché... Sì. Non si ferma mai. Robin e Alfred sono molto molto preoccupati. Pure Nightwing, mi ricordo, Nightwing dell'epoca, infatti, era davvero preoccupato perché lo vedeva che senza sosta continuava a fare cose in giro per Gotham. Però proprio in quel momento arriva qualcun altro. Intanto il Bane arriva in città, quindi vediamo all'inizio della saga la storia di Bane. Bane nasce in carcere, vabbè, insomma. Vedetelo, perché Bane è un personaggio fighissimo che secondo me più avanti è stato un po' sputtanato. Sì, come il classico picchiatore. Esatto, no? Invece è un personaggio, ragazzi, bellissimo. Un cervello fino in un corpo massiccio. Bellissimo, pompatissimo dal Venom, dipendente da questa droga. È un personaggio veramente figo e va lì con la sua cricca, il cui obiettivo è appunto prendere Gotham City, come vuole prendere Gotham City, distruggendo appunto il simbolo della città, e che è Batman. Io ti spezzerò. E lui lo segue il suo modo di fare per conoscerlo, per imparare il modo migliore per abbatterlo. In tutto questo, Bane e i suoi fanno fare una mega fuga da Arkham a tutti i criminali rinchiusi lì dentro. E lì sta la strategia di Bane, no? Esatto. Quindi che non ne fa soltanto uno muscoli e senza cervello, perché Batman deve stremarsi fino all'ultima goccia di sudore perché deve fermare la fuga. Deve fermare la fuga, infatti troviamo tutti i cattivi principali di Batman, dai meno conosciuti ai più conosciuti, quindi vediamo il Joker, l'Enigmista, Due Facce, il Cappellaio Matto, Clayface, una rissa senza Killer quartiere. Croc, ci sono tutti, e Batman li deve rifermare tutti uno dopo l'altro per riportarli ad Arkham, quindi facendo uno sforzo disumano. Chi è? Prego. Alessio, domanda delle domande. Vai. Catwoman, Halle Berry o Michelle Pfeiffer? Alessio, guarda, io neanche ti rispondo perché è talmente ovvia. Halle Berry si è distrutta la carriera con quel film. Non aggiungo altro. Dico solo no. Secco. No. Michelle Pfeiffer, non aggiungiamo altro. Alessio, non fare più domande del genere! Avrei preferito più un Anne Hathaway. No? Anne Hathaway è stata una grande Catwoman. Sì. Cioè, roba che veramente nel film fa impazzire letteralmente i suoi obiettivi, perché è sensuale a bestia, una cosa incredibile. Non l'ho mai più vista con gli stessi occhi. Sono d'accordo. Cioè, eccezionale. Michelle Pfeiffer invece aveva un fascino tutto suo, anche... Cioè, Michelle Pfeiffer.
cioè, lei, che gli vuoi dire? Cioè, che le vuoi dire? Che le vuoi dire? Allora, stavamo dicendo, sì. Batman deve riportare in giro questi e Bane, come succede poi nel film, poi spezzerà la schiena a Batman e lo renderà semi paralizzato. Anche se lì, secondo me, Christopher Nolan è un ottimo regista, però non ha preso bene quel punto. No, perché purtroppo, per come l'ho percepita io tutta la saga, lui trova modi e maniere alternative per non farci vedere Batman combattere. Cioè, un artista marziale che è praticamente skillato in tutte le arti marziali conosciute sul globo, combatte in maniera molto bella, però sono rare le volte in cui tu riesci a inquadrare bene cosa fa, come si muove. E il combattimento contro Bane, il primo combattimento, però anche il secondo, mi è un po' sottotono. Non è girato, sembra quasi una danza, però in cui è palese che loro già sanno quale sarà la prossima mossa dell'avversario. Quindi è coreografia che purtroppo si autotelefona. E non ho gradito troppo neanche come Batman è arrivato a combattere contro Bane, perché mentre, come hai spiegato giustamente tu, nel fumetto c'è proprio una strategia enorme dietro a far arrivare un Batman stremato proprio di brutto davanti a Bane, qui abbiamo un Batman nel terzo film che arriva lì anche rinvigorito, anche un po' più baldanzoso, no? Con una ritrovata fiducia in se stesso, per carità non al top della forma e tutto quanto dopo praticamente 10 anni di inattività, però fa una mossa più stupida dell'altra. Perché anche che tu scendi lì, sconfiggi Bane, mettiamo che lo sconfiggeva, intorno era pieno degli sgherri di Bane, armati fino ai denti. Cioè, tu sei comunque un essere umano con addosso un costume d'allo, quindi se ci pensi. Quindi cosa sperava di risolvere? È stato troppo autoconvincersi che era la mossa giusta perché Batman, sì, e va bene. Sì. Cioè, l'ha fatta proprio fuori dal vaso. Cioè, che si aspettava? Infatti è il capitolo che un po' zoppica di più della trilogia, anche se comunque è girato molto bene. Assolutamente, gli attori sono fantastici. Ma tecnicamente non gli puoi dire nulla, però è bello, ma poteva essere molto di più. E anche Tom Hardy nella parte di Bane, secondo me hanno fatto un cast nel momento in cui era in una forma buona per diventare Bane, ma magari non dico con poco preavviso, perché questi film partono ovviamente con mesi se non anni di anticipo, ma non era il Bane enorme, cioè in alcune foto di produzione lui sta di profilo, è il Bane con la panza, non si può vedere. È vero che magari tu mi dici ok, magari vuole essere più un fisico da strongman, quindi loro non si curano del dettaglio, però se vuoi comunque un minimo strizzare l'occhio al Bane dei fumetti, un po' più in forma, pur rimanendo bello bulk, bello grosso, ci poteva stare, secondo me. Sì, sono d'accordo. Un po' mi è dispiaciuto, però... Se vedete appunto il fumetto di cui stiamo parlando... Vabbè, è una cosa esagerata. Bane è veramente una cosa esagerata, e appunto Batman si ritrova con questa schiena spezzata, e la storia non finisce lì come succede nel film, in realtà va avanti e succede una cosa che poi cambierà il mondo di Batman, perché lui decide di addestrare un suo successore, sì, che sarà Azrael, sì, e che diventerà il nuovo Batman. Il problema è che Azrael verrà talmente preso dal fatto di essere il nuovo Batman che andrà sempre più oltre, quindi si andrà sempre con più violenza contro i criminali, si creerà un costume high tech fichissimo pieno di lame, armi e tutto, e a quel punto Batman decide di tornare per fermare Azrael, che ormai ha perso totalmente il controllo. Già, anche Bane lo nota, infatti, perché quando incontra Azrael per la prima volta gli dice proprio: non sei tu. Come, cioè, hai completamente cambiato modo di essere, perché quel Batman, il modo in cui si approccia al mondo criminale, al sottobosco criminale di Gotham, ricorda molto di più un Punisher. Cioè, sì, senza pietà. E ogni volta che comunque membri della famiglia di Batman, della Bat Family, provano a parlarci, a farlo ragionare, non è raro vedere delle pagine, delle tavole in cui lui alza le mani anche in maniera violenta su Robin o su Nightwing, se non ricordo male, addirittura un batarang sul collo di Robin, sì, sì, o di Nightwing, adesso non ricordo. Perde il controllo, perché completamente Azrael fa parte di una setta particolare, dottrinato, che no? Esatto. Sì. Infatti è un personaggio che nella serie Arkham dei videogiochi lo trovano come nemico. Esatto.
E questa cosa è una chicca in più, quindi se non lo avete fatto ma avete amato comunque i videogiochi di Batman, che sono eccezionali, della serie Arkham, leggete questa saga perché è veramente bella, perché è proprio la caduta e il ritorno di Batman, esatto, eccezionale. Ve la consigliamo assolutamente. Ruggero, ci siamo un po' dilungati, adesso torniamo su Christian Bale. Intanto Billie Eilish con Happier Than Ever. Mamma mia, mi stavo addormentando. Signor Foca, scegliamole un po' più movimentate, si parlava di Batman, ma che cos'è? Questo è Sonnolenza than ever, no? Happier than ever. Comunque, Ruggero, Christian Bale, secondo me, miglior Batman. Lo dico? Però non puoi dirlo finché non hai visto Pattinson. No, per ora. Però abbiamo dimenticato, però penso ci stavi arrivando comunque, a un altro Batman che ha fatto davvero... Ben Affleck. È stato un grande Batman. Io l'avevo super criticato prima di vedere il film. Mm-hmm. Il film... non mi ha entusiasmato più di tanto, ma lui è veramente un vecchio Batman, sì, super pompato, con ormai la tecnologia giusta, sì, per, sì, essere, sì, Batman, sì, l'esperienza e anche i modi però sbrigativi, ma soprattutto la poca pazienza. Lui lo dice proprio: dopo 20 anni a Gotham, cosa è cambiato? Io ho solo perso tempo o c'è ancora qualcosa da salvare? E anche lì Ben Affleck, quando si è trovato subissato di critiche, perché internet è un coacervo di bestie sostanzialmente, sai chi è venuto in suo soccorso psicologicamente? Proprio Michael Keaton, che gli disse: fai come me. Io la prima cosa che feci appena mi scritturarono per diventare Batman fu smettere di leggere il giornale, perché qualunque cosa, sia che tu sia una persona che assorbi, sia che tu sia una persona che si fa scivolare addosso le critiche, comunque tu, quando ti metterai quel cappuccio in testa, penserai a tutto quello che hanno detto di te. Evita. Lui ha scelto di fare questa cosa e ha detto che il primo giorno, che però per errore ha detto: senti, ma chi se ne frega, googolo, no? Googolo Ben Affleck Batman. Praticamente è stato come subire un macigno sulla testa dall'oggi al domani. Poveraccio. Ma era, a parte che Ben Affleck, purtroppo, a causa di molte parti che ha fatto in giovane età, non viene preso sul serio, ma qui scordiamo che lui è un grande innanzitutto sceneggiatore, premio Oscar, fermi tutti. Fece anche un Daredevil assolutamente non male, ragazzi. Sì, esattamente, un Daredevil che troppo spesso viene criticato. Per carità, Charlie Cox su Netflix ci ha fatto innamorare tutti quanti, è tornato in Spider-Man, questa cosa ci piace tantissimo, ma il modo di essere Matt Murdock di Ben Affleck nei primi anni del 2000 era comunque azzeccatissimo, nel ruolo preciso, bello anche il costume, il design e tutto quanto. Addirittura in quel Daredevil c'era Colin Farrell che faceva Bullseye, Colin Farrell che tornerà però nei panni del Pinguino nel Batman di Pattinson. Eh sì. Quindi vedi che, cioè, gira che t'ha rivolta, come si dice a Roma. È stata una critica sul Pinguino del nuovo film, sul fatto di fumare il sigaro. Il sigaro è un simbolo, diciamo, del Pinguino. Sì, sì, insieme all'ombrello o al fatto... La produzione non ha voluto che il Pinguino fumasse un sigaro. Ci sono regole molto, molto tassative su cosa puoi far vedere e non vedere in un film destinato a un pubblico di minori non accompagnati, maggiorenni e quant'altro. Quindi probabilmente per arginare alcuni ostacoli hanno scelto questa via, ma allo stesso tempo la produzione ufficialmente ha detto che noi vedremo un pinguino che non è ancora il pinguino. Lui, Oswald Cobblepot, che viene chiamato pinguino però in modo denigratorio, lui odia quel soprannome, e quindi probabilmente lo vedremo con il sigaro quando sarà davvero l'incarnazione del pinguino. Non sarà più Oswald Cobblepot, ma il pinguino. E sarà quindi una spina nel fianco di Batman, una in più che speriamo quindi di vedere anche nel sequel. Infatti io spero tanto che insieme a queste recensioni positivissime arrivino quindi soldi a pioggia su questa mega produzione, tanto da andare a giustificare un sequel. Sequel che purtroppo non c'è stato invece per il Batman di Ben Affleck, perché anche lì la produzione è stata travagliata. Non so se lo sai, però Matt Reeves, il regista di The Batman, all'inizio era praticamente culo e camicia con Ben Affleck. Volevano portare un film su Batman, di Batman, di quel Batman, un Batman appunto al ritorno del Cavaliere Oscuro, tra i 45 e i 50 anni, che però doveva avere come villain principale Deathstroke. Quindi l'assassino più letale della DC, interpretato da, se non ricordo male, Joe Manganiello, che lo vediamo infatti nella scena post crediti di uno dei film della DC, non mi ricordo se Batman v Superman o proprio Justice League, ma credo più Batman v Superman. In quel momento però la produzione ha subito uno stop,
perché Ben Affleck ha deciso di non fare più anche il regista, dire a Matt Reeves: pensaci te, io scrivo la sceneggiatura, però voglio essere Batman e mi concentro al 100%. Ha avuto problematiche legate alla sua dipendenza comunque dall'alcol e da altre diciamo sostanze, e quindi si è dovuto purtroppo smarcare dal ruolo. La produzione ormai era andata avanti, era stato promesso un film su Batman entro il 2021-2022 e la Warner Bros. Ha scelto di virare completamente e andare su un Batman più giovane, quindi raccontare qualcos'altro in un universo narrativo però a sé stante, perché attenzione, non è più il DC Extended Universe, ma è proprio un Batman che vive a Gotham City nella sua bolla. E qui entra in scena Pattinson. Assolutamente. Chi è? Eccolo. Ruggero ci chiede il pinguino di Gotham la serie. Gotham la serie, ok. Sì, allora, sì. Grande il cast, eccezionale, sì. Lui secondo me ci sta benissimo, però se lo truccavano da Joker stava meglio da Joker. Beh, è vero. Cioè sì. Il character design, proprio lui, la persona, era perfetto per fare il Joker, se ci pensi. Poi per carità, l'hanno fatto anche lì una sorta di Joker, quindi l'hanno salvata benissimo in calcio d'angolo. Però Gotham in generale, non lo so, non mi ha convinto. È una serie sul è godibile, mondo... ma... Sì, ma una serie sul mondo di Batman senza Batman, quante stagioni la vuoi far durare? E poi quando finalmente arriva Batman è praticamente un cosplayer del giovedì pomeriggio a Romix nell'anno della pandemia in cui c'è meno gente possibile, che sembra... Cioè... Mi dispiace dover... Questo non è... Lo so, purtroppo. Grazie. E me lo merito purtroppo, perché io odio quando fanno qualcosa sui personaggi che amo e non la fanno come si deve, ma soprattutto quando ci vorrebbe davvero così poco per farle bene le cose. Ma fatele bene, ma che ce vuole? È come quando decidono finalmente di fare un film su Superman nel 2013, esce come quando l'uomo d'acciaio, vuoi vedere Superman ma non lo vedi. Non lo vedi e poi gli danno il costume di Superman Return che non c'entra niente con la storia di Smallville, e poi ecco tutta sta storia soprattutto di Superman, e qua mi punge sul Smallville, però è stato veramente un innovatore. Però Smallville ti ha promesso qualcosa che poi non ti ha dato. È vero. È quella la problematica. Infatti, se tu vuoi vedere davvero il finale di Smallville, te lo devi beccare solo in fumetto. Hanno fatto l'undicesima stagione di Smallville a fumetto. Cioè, io non so se tu l'hai letta, io mi sono rifiutato. No. Cioè, prima o poi lo farò, per onor di verità. Per dovere. Sì, anche se lì poi la DC ha fatto una gran cosa. Nello speciale uscito a fine 2019, Crisi sulle Terre Infinite, che mixa tutte le serie TV della DC, quindi Arrow, Flash, Supergirl, anche Black Lightning e le leggende e quant'altro, lì è stato fighissimo perché abbiamo finalmente visto il Superman quel Clark Kent / Superman di Smallville, e abbiamo scoperto che semplicemente lui ha scelto di finire la sua esistenza senza poteri, che è completamente in antitesi al Superman che non mette mai davanti se stesso ai bisogni del mondo, perché lui è colui che può prova... salvarli tutti. Esatto, lui prova sempre a salvarli tutti, quindi non lo so, non mi è piaciuto. Mentre Henry Cavill, grande Superman dal 2013, finalmente sono passati quasi 10 anni e ancora stiamo aspettando l'Uomo d'Acciaio 2, che non arriva. Beh, perché Henry Cavill comunque è molto impegnato, anche adesso verrà prodotta la nuova stagione sì. di The Witcher, insomma è abbastanza impegnato. No, ma lui, per carità di Dio, però ad esempio se tu guardi la nuova serie su Pacemaker, derivativa dal film dell'ultimo film di Suicide Squad di James Gunn, c'è comunque un riferimento, però allo stesso tempo Henry Cavill non viene citato e nella scena post crediti di Shazam, il film uscito 2 anni fa, si vede Superman ma inquadrato dal collo in giù, e viene detto dalla produzione che quello non è Henry Cavill. Ma allora io davvero torno a prima, ma ci vuole così poco per fare le cose fatte bene? Dategli 10-15 milioni di dollari e fatelo tornare in quel cazzo di costume. Beh, era perfetto come costume. Dai. L'Uomo d'Acciaio è proprio bello, è proprio un bel film di Superman. Sì, è bello, ragazzi. Se non l'avete visto, guardatelo, perché penso il più bello. No, mi fanno inalberare queste cose. Si sente? Abbiamo notato. Comunque la regia ci ricorda che Deathstroke si vede sulla scena finale di Justice League di Zack Snyder. Giusto, quando va sullo yacht, mentre Lex Luthor, ormai diventato pelato, non mi ricordo perché, se si rasa oppure perché le radiazioni di quando ha creato quella sorta di abominio Doomsday, che non dovrebbe essere Doomsday, ma qui mi fermo, se no la polemica arriva esatto. Fino alla settimana prossima, sta creando quindi la società dei super cattivi, una sorta di super squadra che però forse non vedremo mai più, perché appunto dopo Suicide Squad, ragazzi,
Allora, il Suicide Squad, il primo, quello uscito nel 2016, veramente anche no. Il Suicide Squad uscito qualche mese fa, quello di James Gunn, ha delle frecce al suo arco e non se le gioca neanche troppo male. Ti dirò, soprattutto non è Harley Quinn centrico, grazie a Dio. Quindi lei ha, sì, screen time di un certo livello, perché Harley Quinn piace un po' a tutti. Sì, ma non è Harley Quinn, scusa, eh. Però non in questo film, Quinn, non so se tu l'hai visto, questo ultimo uscito pochi mesi fa, ti posso dire che è un po' meno quella Harley Quinn che abbiamo visto nel film precedente, e James Gunn ha provato un po' a lavorare ai fianchi, la sceneggiatura, per darle un'impronta un po' diversa. Non c'è il Joker, quindi lei è libera da questo amor folle, e si esprime in maniera un po' differente. Quindi ti posso dire, se hai un paio d'ore libere, guardatelo. Va bene, vedrò quello che posso fare. Intanto abbiamo J-Ax. Sono un fan! Anche io lo sono, Ax. È sempre grande, Ax. Sì. J-Ax, che molto spesso lamenta il fatto che i fan degli anni 90 l'hanno disconosciuto. Però allo stesso tempo anche lui si è evoluto tanto. No, quello è il discorso. Si è evoluto, gli articolo 31... è poi passato a una carriera solista, insomma. Anche televisiva, come comunque giudice dei vari music contest. Però talent, secondo me ha sempre tenuto botta. Sì. Poi lui ha avuto comunque una storia personale sulla nascita del... comunque, cioè lui è padre, però c'è stato un problema per la nascita della figlia. Quindi lui ha fatto una canzone in cui ringrazia proprio il pubblico, perché dice: voi neanche lo sapete che con i vostri biglietti del concerto avete pagato delle cure, se no mia figlia probabilmente, se non fossi stato io famoso e con i soldi, grazie ai miei fan, mia figlia oggi non sarebbe qui. Quindi non è uno che se la racconta. Lui parla molto, molto spiccio. Quando lo prendevano in giro perché ha fatto troppi soldi pur facendo il comunista, ha fatto l'album Comunisti con Rolex. Quindi proprio sta avanti, ragazzi, eccezionale. Quindi fan, parliamo di fan. Qual è la cosa di cui sei più fan? Se dovessi... Ma in quale ambito? Guarda, anime, manga. Anime manga. Così ti traghetto nel prossimo argomento che andiamo a chiudere negli ultimi 20 minuti di Codice Nerd. Allora, sono un grande fan dei Cavalieri dello Zodiaco. Ok. Vale, insomma, abbiamo fatto uno speciale sui Cavalieri dello Zodiaco, eccezionale. Andatevelo, perché sono più puntate a ripescare su Web Live TV. Perché, come ho detto altre volte, c'è tutto il podcast di un anno di Codice Nerd. Quindi potete recuperare tutto, anche gli speciali. Fatelo. Ma a parte i Cavalieri. Cavaliere sempre su fumetti, siamo sì, anime manga comunque, sì. Amo Naruto, okay. Dragon Ball ovviamente. Dragon Ball, qui ti volevo. Ah, perché Dragon Ball Nottetempo. Esce, è vero. Nottetempo hanno fatto uscire un giorno e mezzo fa, quindi con l'orario nipponico, hanno fatto uscire un nuovo trailer per il prossimo film di animazione, che attenzione, però è canonico. Attenzione. Adesso sì, diremo questa cosa, ma parleremo anche delle critiche pesanti che ci sono state proprio su Dragon Ball Super. Sì. Perché pare che si stia un po' cagando fuori dal vaso. L'ultima saga su Granola il Sopravvissuto non sta piacendo neanche a Granola il Sopravvissuto, che prega Dio di non sopravvivere, perché non succede nulla. Io credo che dall'estate scorsa si stiano susseguendo capitoli su capitoli di combattimento, che per carità non ci dispiace, ma che non porta avanti la trama. Quindi quando è troppo, penso, è troppo. Dire, cioè, tu sei comunque Akira Toriyama. Sì. Come puoi dare il là per una cosa del genere? Allora, la saga precedente, la saga di Moro, a me è piaciuta. Ma, sì, ma in generale ho piccato anche quello. Però Dragon Ball Super alla fine ci può stare come prodotto. Il vero problema di questa nuova saga è che davvero ha il record, proprio il record in negativo di scontentare tutti. Anche se ci sono cose particolari, belle introdotte, però poi sono gestite male. Sono gestite proprio male. Io mi sono ritrovato con i capitoli mese dopo mese a chiedermi dove volesse andare a parare, anche perché ormai prima o poi, cioè tra un po' finisce, ma ancora non si è capito neanche chi è il vero scopo della saga. Power up a caso, gente che diventa più forte dell'universo e quell'altro però un po' più forte perché sì, e quell'altro che parla con... O gente che si scopre all'improvviso più forte di tutti. Sì, non lo so, anche perché le premesse... Si sta perdendo il fascino di Dragon Ball. Le premesse c'erano, infatti sì. È proprio manca una linea guida solida. Secondo me Akira Toriyama l'ultimo anno, lui lo ha proprio dichiarato, lo ha passato a scrivere di suo pugno proprio la sceneggiatura del film che sta per uscire, che si chiamerà Dragon Ball Super 2. Super Hero.
Questo probabilmente ha fatto sì che Toyotaro, il disegnatore, si sia preso troppe libertà narrative e Toriyama, super impegnato nella parte cinematografica della sua opera, si sia limitato a dire sì, dai, ci può stare, divertiti, prendilo, no, questo giocattolo e usalo. Dando poche indicazioni, secondo me. Però questo Dragon Ball Super Super Hero invece promette davvero, davvero sembra tanto. Sembra figo soprattutto perché una cosa che... Torna Red Ribbon e una cosa che in tanti volevano era abbandonare il concetto secondo il quale Dragon Ball ormai è solo Goku e Vegeta, Vegeta e Goku, e finalmente vediamo gli altri in azione sulla Terra. Si sentono come... Oh, hai sentito che bello il mio effetto vocale per un attimo? Sì, è molto bello. Ho avuto la doppia voce, un po' come quando i ragazzini Goten e Trunks fanno la fusione. Eccolo! E qui c'è la chicca. Si è visto nella key visual, quindi diciamo una sorta di poster del film che sta per uscire, che finalmente Goten e Trunks sono cresciuti. Sono adolescenti fatti e finiti, possono fare la fusion e diventare quindi il Gotenks adulto. Questo però vuol dire anche che siamo proprio vicini alla fine della parte che Dragon Ball Super vuole raccontare, ovvero quei 10 anni che separano la sconfitta di Majin Kid Buu fino a quando lui, Goku, incontra all'ultimo torneo Tenkaichi Ub, quindi la reincarnazione. Quindi spieghiamolo meglio, dove viene collocato Dragon Ball Super? Normalmente, per chi ha guardato l'anime e chi ha letto il manga, dopo la sconfitta di Kid Buu per opera di Goku, Goku esprime il desiderio che, dato che lui è stato costretto a sconfiggere Kid Buu con l'aiuto di tutti, vorrebbe incontrarlo un giorno, però reincarnato in un corpo, comunque in una persona buona di cuore, e affrontarlo. Lo trova al torneo 10 anni dopo averlo sconfitto. Cosa succede però? Che nel 2015 il progetto Dragon Ball Super nasce per raccontarci cosa succede in questi 10 anni. Quindi è una sorta di midquel, quindi un sequel che però è un sequel che si pone un po' nel mezzo riempitivo. Quello che noi abbiamo visto nell'ultimo capitolo di Dragon Ball Z, quando lui incontra Ub, che prende Bu al contrario, perché ha detto Toriyama è spettacolare per queste cose, vediamo Goten e Trunks finalmente cresciuti. E però è una cosa che in Dragon Ball Super molti hanno criticato, perché dicono: scusate, ma manca davvero poco a quel torneo Tenkaichi in cui loro sono grandi, perché continuate a farli vedere come bambini? È ovvio che in Giappone le cose molto kawaii, molto cibi, molto... Tirano sempre, ci fai portachiavi, tutto quello che ti pare. Finalmente non hanno più potuto tenere questo andazzo, sono cresciuti, fichissimo. E soprattutto l'altro grande protagonista di questo film, che si frapporrà a Red Ribbon, sarà Gohan, protagonista. Non è più un tisico, torna protagonista e farà anche delle cose in combo con il grande mago piccolo, che finalmente tornerà. No, perché cioè, mi sono poi emozionato, perché dopo anni che l'ho visto a fare semplicemente la balia a Pan, la primogenita di Videl, oppure e Gohan, stare da un lato a commentare quello che succede durante i combattimenti, oppure essere eliminato come un idiota al torneo del potere, qui torna, e una cosa fichissima che hanno fatto vedere, torna e sblocca una nuova forma. Cioè non so se tu l'hai visto. L'ho visto. Sono arrapato. Piccole cose, cioè veramente piccoli dettagli che però fanno sì che lui ha una nuova forma e torna a combattere contro due androidi del Red Ribbon, che sono Gamma 1 e Gamma 2, che sembrano fighi. Sembrano molto fighi, ma soprattutto, come recita il titolo del film, Super Hero, perché Toriyama adora quelli che sono i Super Sentai. I Super Sentai sarebbero i Power Ranger, quindi questi tizi super... Loro sembrano un po' i Cyborg, sai, 009. Bravo. Fantastici. Questo bello omaggio, però si scopre... Anche molto Saitama. Anche molto Saitama, ma si scopre comunque durante il trailer che c'è qualcos'altro. Il vero nemico potrebbe non essere solamente il Red Ribbon con questi due androidi, ma potrebbe celarsi qualcos'altro di non visto, che potrebbe richiamare Majin Buu e un cyborg particolare. Però davvero andate a guardare il trailer e fate le vostre conclusioni, ma io sono davvero emozionato perché per la prima volta sento un po' di hype dopo mesi di nulla con Dragon Ball, e per me che sono super fan vuol dire veramente veramente tanto. Spero in un'idea originale, che da quell'involucro che ricorda un po' quello da cui nasce Majin Buu esca qualcosa di fighissimo, e che Red Ribbon quindi non si dimostri soltanto uno che sta lì a svernare, ma che davvero può mettere in serio pericolo la vita dei nostri eroi preferiti. Eh sì, assolutamente.
E quindi noi incrociamo le dita, aspettiamo l'uscita ufficiale del film. Ad aprile in Giappone, quindi probabilmente arriverà in estate anche in Italia, spero con un doppiaggio, ma soprattutto con un adattamento degno di questo nome, così come è stato per Dragon Ball Super Broly, che ha avuto sì gli stessi doppiatori di Mediaset, ma con un doppiaggio molto molto fedele con un adattamento molto molto fedele all'opera originale. Quindi non abbiamo sentito al cinema onda energetica, abbiamo sentito finalmente Kamehameha, come giusto che sia. Claudio Moneta che urla Kamehameha, mancava. Siamo negli ultimi 10 minuti, direi di ascoltarci una canzoncella. Allora, ascoltiamo. Che ci spariamo? Abbiamo Camilla Cabello con In the Dark. Brava Camilla Cabello, che ce la siamo anche goduta nel musical su Cenerentola ultimamente. È vero. Molto particolare, uno dei pochi musical che mi sono guardato perché ho perso una scommessa in casa. Allora, però dovevi vedere quelli storici. Legato mani e piedi. Dovevi vedere Mamma Mia, Rocky Horror Picture Show. No, lo sai, io c'ho... No, lo sai, io c'ho proprio un'avversione per i musical. Mi domando sempre perché quel tipo o quella tipa stanno lì perché non si parlano? Perché devi cantare? Perché è un musical. Ho capito, ma perché deve essere un musical? Perché è un musical, ma come perché? Non può essere un parlato. No, è un musical, è bello, le scenografie, anche il fantasma dell'opera. Ma quello sì, insomma, quello sì. Quello sì, l'opera musical, mi è piaciuto. Perché ti piacerebbero anche gli altri se li vedessi. Vabbè, forse le recupererò, dai, ne parleremo. Assolutamente. Potremmo fare una puntata sui più musical più belli, sarebbe la tua rincita su di me proprio. Cioè, lo faremo. Un'ora e mezza di te che mi parli di musical. Io ti dico subito The Rocky Horror Picture Show e Mamma Mia, beh, con le musiche degli ABBA, che ragazzi siamo a un livello proprio altissimo. Allora, possiamo chiudere questa puntata, secondo me, se sei d'accordo, dando quindi delle informazioni di servizio utili a chi vuole mettersi in pari con alcune cose. Ad esempio, sì, abbiamo parlato tanto della DC, in particolare di Batman. Chi non ha magari non ha letto tantissimi albi di Batman, io ho stilato una piccola lista, neanche troppo piccola, però mi limiterò ai titoli e piccoli indizi di cosa leggere per prepararsi al mood che troveranno all'interno del The Batman. Ok, perfetto. Ovviamente poi tu mi dirai se sei d'accordo. Vai. Allora, il primo è Batman anno 1 di Frank Miller, come abbiamo già detto, dovete leggerlo proprio a priori. Subito. Se cercate invece una detective story con quasi tutti i villain del Cavaliere Oscuro presenti, il lungo Halloween assolutamente, e Vittoria Oscura. E poi è bello quello, e poi è figo perché nel lungo Halloween vediamo anche la nascita di due facce, villain, no? Di c'è Dent che fa la scalata come appunto procuratore distrettuale, e lì ha ricordato un po' il Cavaliere Oscuro, il secondo film di Nolan. Però anche qui probabilmente il lungo Halloween e il suo sequel Vittoria Oscura fanno per voi, per avvicinarvi un po' all'universo batmaniano aspettando The Batman. Dopodiché, se volete qualcosa di un po' diverso, c'è la saga ambientata, chiamata Terra 1. È un po' come quando la Marvel ha creato l'universo Ultimate, quindi una sorta di ammodernamento dell'epopea del Cavaliere Oscuro, per ora pubblicato. Per ora potete trovare 3 volumi, quindi è una cosa in divenire. Dopodiché Batman Hush, che Batman Hush è eccezionale, e si vocifera che l'enigmista di The Batman, interpretato da Paul Dano, abbia un po' a che fare con il villain principale della saga Hush. Che Hush? Cercando di mixare alcuni elementi tipici del villain di Edward Enigma, però poi con quelli di Hush. Quindi creare un ibrido che accontenti un po' tutti. Insomma, siete fan dell'enigmista, assolutamente leggete assolutamente questi albi. Sempre parlando di villains, invece dell'enigmista preferita, ad esempio lo Spaventapasseri come nemico di Batman. Che figo lo Spaventapasseri. C'è un bellissimo volume, si chiama Spaventapasseri anno 1, che vi consiglio, perché vi racconta dall'inizio tutta la storia di Jonathan Crane, cosa l'ha portato a diventare lo Spaventapasseri, e soprattutto la prima volta, il primo incontro con Batman e Robin. Il volume è bellissimo, ragazzi, leggetelo, Spaventapasseri anno 1, vi resterà assolutamente nel cuore, vi farà apprezzare nel bene e nel male il dottor Jonathan Crane, che poi diventerà appunto lo Spaventapasseri. Seguendo invece, tornando quindi su Batman come proprio personalità particolare, vi consiglio di recuperare la storia Batman Ego del compianto Darwin
Krekuki, non mi ricordo mai come la pronuncia purtroppo, racconta proprio questa differenziazione, cioè chi c'è sotto la maschera, cioè la maschera qual è dei due? È Bruce o è Batman? E soprattutto, lui è solo vendetta o ha qualcosa in più da dare al mondo? E questo è un interrogativo che c'è fin dal primissimo trailer uscito un anno e mezzo fa di The Batman, perché lui si presenta, quando arriva e gli chiedono chi è, non dice, come tutti si aspettavano, io sono Batman, ma dice io sono vendetta. Lui è proprio arrabbiato, sembro io quando parlo del mancato ritorno di Henry Cavill nei panni di Superman, sì, è incazzato, sì. Perso. Quindi anche Batman Ego ve lo consiglio, oppure se volete un'altra storia di origini, Batman Anno Zero di Snyder e Capullo, eccezionale, perché lì poi vediamo proprio le origini di Batman e il nemico è l'enigmista. Quindi anche lì hanno pescato a piene mani. Se poi volete seguire il consiglio non nostro, ma proprio di Pattinson, che ha proprio fatto un'intervista in cui ha detto che si è ispirato tantissimo al Batman che compare nel volume che sto per dirvi, dovete leggervi Batman 2. Dannato, è una storia, è mistero, una punta di sovrannaturale, molto noir, e una crime story anche qui, che scava a fondo nella psiche, nella debolezza, nelle origini di Bruce Wayne. E come appunto ha detto Pattinson, è davvero un qualcosa di particolare che lo ha stregato e lo ha aiutato a interpretare al meglio Bruce Wayne. Bello, questo non lo sapevo dell'intervista. Quindi, ottimo. Quindi, invece guarda, volete anche approfondire un po' il rapporto con Ragazzo Meraviglia, che sono io, che non è lui. Eccolo. C'è un bellissimo volume che si chiama Batman e Robin All Star, in cui appunto viene spiegata l'origine del magnifico duo. Di come Robin diventa Robin, il perché diventa Robin e delle difficoltà che trova Batman a adottare, tra virgolette, questo ragazzo che è vittima di una tragedia, che insomma dovete assolutamente leggere. Il volume è bellissimo, disegnato magnificamente, e vi farà capire perché Robin diventa Robin. Ma poi è bello perché Robin nasce, no? Nasce nell'editoria della DC per strizzare un po' l'occhio ai giovanissimi e cercare di levare un po' di oscurità da Batman. Non a caso Robin è l'antitesi, è tutto colorato, va in giro bello sgambato, è un po' sopra le righe, quindi era perfetto per piacere ai più piccoli. Anche lì però dopo un po' hanno dovuto renderlo un po' più serio, perché snaturava un po' troppo il concetto stesso di Batman, cioè di un uomo devastato dal dolore e in cerca di vendetta più che di giustizia. Quando lo definiscono un pazzo travestito da pipistrello è esattamente così. Batman è una persona palesemente squilibrata. Sì, sì, disturbata nel profondo, che ha i mezzi, leggasi, i soldi per poter fare Batman. Esatto, sarebbe potuto essere un super criminale, ma invece diventa Batman. Il Batman, che poi è bello perché The Batman era il modo in cui veniva chiamato nei primissimi fumetti. Il Batman. Esatto, anche e il Joker veniva chiamato il Jolly. Il Jolly, perché quando arrivava in Italia traducevano tutto, quindi la traduzione era il Jolly secondo loro, quello delle carte. E Batman anche in italiano era figo, perché chi leggeva negli anni 40 i fumetti di Batman in Italia era proprio il Batman, perché se ne parlava come di una creatura. Infatti se guardate Batman Begins, la parte finale in cui proprio Cillian Murphy, l'interprete dello Spaventapasseri, si rende conto che Batman è arrivato e sta per fargli il culo, in inglese dice "is here" e gli fanno "who" e gli fa "the Batman", mentre in italiano gli hanno fatto dire "quel Batman". Ma non è quel, è una signora, ma che è una signora che stende i panni, quella signora. Scusi signora, si sposti, arriva il Batman. È il Batman. Signori, che figo. Siamo alla fine. Ah, piccola chicca, e poi vi faccio tornare alle vostre grigie vite. Se siete appassionati come noi di supereroi, su Netflix dall'altro ieri è disponibile un prodotto molto particolare che vi consiglio, che è The Guardians of Justice. Non vi dico altro. Scrivete su YouTube trailer The Guardian of Justice e rimarrete stupiti. Dategli una possibilità, perché non è una cosa, ma è una, nessuna è 100.000. Vai. E fateci anche sapere cosa ne pensate. Assolutamente sì. E fateci sapere anche cosa ne pensate del nuovo format di Codice Nerd 2.0. Abbiamo cercato di arricchire la trasmissione il più possibile con tante informazioni che raccogliamo proprio nel corso della settimana. Chissà questa nuova settimana cosa ci porterà. Potrebbe essere qualsiasi cosa. Scriveteci anche se volete farci delle domande, noi risponderemo in diretta giovedì, quindi se volete mandare una mail alla redazione potete farlo, andate su weblivetv.it.
e potete fare quello che volete, potete anche scrivere una lettera per lavorare una lettera, cos'è questa buona lettera, una missiva, mandate un messaggio alle ragazze in segreteria se volete venire a fare dei provini all'interno di Web Live TV. Vabbè, quindi per oggi possiamo dire benvenuti quindi a Codice Nerd 2.0 e appuntamento a giovedì prossimo sempre alle ore 18 in direttissima per la seconda puntata del nuovo nuovissimo sfumeggiante Codice Nerd. E andate a vedere il film di Batman. Ciao belli! Grazie!